Inizio affettando mezza piccola cipolla, oppure un quarto di una cipolla più grande. La affetto molto sottilmente. E metto la cipolla tritata in una padella. Aggiungo due filetti d'acciuga, una foglia di alloro, trito poi 5-6 capperi e le dosi che vi sto indicando sono per due persone. Di peperoncino nella quantità che preferite, e aggiungo anche i capperi e il peperoncino in padella. Aggiungo ora 2-3 cucchiai d'olio e ora questo lo facciamo soffriggere. Fiamma bassa, dovrà soffriggere dolcemente. La cipolla dovrà dorarsi e i filetti di acciuga sciogliersi. E questo lo possiamo togliere, lo teniamo da parte. L'acqua per la pasta bolle, aggiungo il sale e 200 g di spaghetti. Mentre gli spaghetti cuociono, prelevo un po' d'acqua di cottura. Mentre la pasta cuoce, metto in un padellino antiaderente 2 cucchiai di pan grattato. Aggiungo un paio di cucchiai d'olio. Unisco un po' di origano. E questo lo faccio tostare. Il pane è dorato e ben tostato e lo possiamo togliere. Metto gli spaghetti in padella, aggiungo l'acqua di cottura, mescoliamo e spadelliamo. E pronti. Il profumo è delizioso. Li ho impiattati e ora termino con un po' di mollica di pane tostato. In una padella verso un paio di cucchiai d'olio. Aggiungo uno spicchio d'aglio e un po' di peperoncino e lo lascio soffriggere. L'aglio è biondo, aggiungo 250 g di pomodorini, scegliete quelli che preferite, ciliegini o come nel mio caso dei datterini, tagliati soltanto a metà. Aggiungo il sale e lascio saltare qualche minuto. Aggiungo ora un mestolo d'acqua, una decina di foglie di basilico e lascio cuocere per 10-15 minuti. I pomodorini sono cotti, togliamo soltanto l'aglio e posso spegnere. Ho messo sul fuoco l'acqua per la pasta, ora che bolle aggiungo il sale e 200 g di spaghetti. Li lascerò cuocere il tempo indicato e li scolerò al dente. Metto gli spaghetti in padella. Aggiungo un po' d'acqua di cottura. Ora spengo il fuoco
e aggiungo 30 g di formaggio grattato. Io ho fatto metà parmigiano e metà pecorino. E mescolo alternando con acqua di cottura della pasta fino a formare una cremina. Eccola, si è già formata. Termino con altre foglie di basilico fresco e posso già impiattare. E i nostri spaghetti alla scarpariello sono pronti. Per due persone ho qui 200 g di pomodorini che ho già lavato e vado a tagliare a spicchi. E mi sposto i fornelli. Verso in padella un paio di cucchiai d'olio. Aggiungo un spicchio d'aglio e due filetti di alici. Faccio sciogliere gli alici . Aggiungo 40 g di olive nere denocciolate e i pomodorini. Un rametto di prezzemolo intero, aggiungo un pizzico di sale e lascio insaporire per 5 minuti. E dopo 5 minuti aggiungo 180 g di passata di pomodoro. Poca acqua. Proseguo la cottura per altri 10 minuti. Il sugo è praticamente cotto. Aggiungo ora 80 g di tranci di tonno di buona qualità. Scegliete voi, io sto utilizzando un tonno al naturale. Va bene anche un tonno sott'olio. Faremo insaporire il sugo con il tonno appena altri 2-3 minuti. Il sugo è già pronto. Tolgo l'aglio, il rametto di prezzemolo e posso spegnere. L'acqua per gli spaghetti sta bollendo. Aggiungo il sale e 200 g di spaghetti. Li farò cuocere il tempo indicato e poi li scolerò al dente. Metto gli spaghetti nel sugo, aggiungo pochissima acqua di cottura e i nostri spaghetti col tonno sono già pronti e possiamo impiattarli. Un po' di prezzemolo. I nostri spaghetti col tonno e alici sono pronti. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani. Questa è la parte migliore. Buoni.